Ok. Gentili telespettatrici e telespettatori alla visione di Eleven Sport, un cordiale saluto da Andrea De Aloisio, centro tecnico federale, la casa della pallamano di Chieti, seconda giornata di ritorno nel campionato di Serie A Gold di pallamano maschile di fronte alle formazioni del Campus Italia e del Pressano. Squadre al centro del rettangolo azzurro che intanto inizia la presentazione proprio delle squadre, che sono pronte quindi a contendersi la palma della vittoria in questa sfida. Pressano, che lo ricordiamo in graduatoria insegue la zona playoff, attualmente è sesta con 16 punti ma da recuperare una partita contro il Secchia Rubiera, quindi con possibilità concrete magari di riguadagnare punti importanti per reinserirsi nel discorso playoff ai quali accederanno proprio le prime quattro formazioni al termine della regular season. Campus Italia 5 punti in classifica frutto di una vittoria, 3 pareggi e 10 sconfitte. Vi leggo subito le formazioni dei due team, ricordando che tra l'altro nel Pressano è assente Alessandro Dallago, il terzino destro infortunato. L'unico assente invece nel Campus Italia, Alessandro Battaglia, che tra l'altro rientrerà a disposizione dopo la sosta invernale, quindi a metà gennaio tornerà a disposizione del tecnico Pasquale Maione. Buone notizie comunque giungono dall'infermeria per quanto riguarda il Campus Italia, perché tornano a disposizione Francesco Albanesi, il portiere, dopo lungo tempo per un lungo infortunio, ma ritornano a disposizione anche Marco Zanon e Cristian Manojlovic, che avevano saltato l'ultima trasferta, quella di Siracusa, di 7 giorni fa. Quindi insomma praticamente al completo la formazione del Campus, eccezione fatta per Alessandro Battaglia, che però quest'anno non ha mai giocato perché proviene da un infortunio della passata annata e che rientrerà a disposizione a partire dal mese di gennaio. Vediamo ai giocatori comunque a disposizione da parte dei due tecnici, partendo dal Pressano. I due portieri con la maglia numero 1, Facchinelli e Loizos, il greco. Poi troviamo con la maglia numero 6 Matteo Moser, con la maglia numero 9 Nicola Rossi, numero 10 Dantino, 11 Francesco Rossi, 17 Lukin, 19 Sontacchi, 22 Folgaerter, 24 Nicola Moser, 27 Andreasson, lo svedese, tra l'altro il miglior realizzatore della formazione trentina con 67 reti all'attivo in questo avvio di annata, con il numero 28, l'abbiamo detto, l'altro portiere Loizos, con la maglia numero 30 all'argentino Ceccardi, numero 31 Gazzini, allenatore Alessandro Fusina. Vediamo la formazione del Campus Italia: i tre portieri, 1 Albanesi, 16 Scarcelli e 96 Lubinati. Poi troviamo con la maglia numero 6 Deruvo, 7 Cioni, 9 Zanon, 11 Dello Vicario, 13 De Angelis, 14 Fragnito, 17 Andreotta, 18 Vierer, 19 Didone, 22 Gian Bartolomei, 23 Manojlovic, 69 Rossi. I direttori di gara sono i signori Id Ammu e Tempore. Tra l'altro, una curiosità, sono gli stessi arbitri che hanno diretto la gara di andata, nella seconda giornata di andata che si disputò il 10 settembre del 2022 proprio all'Avis, sul campo di gioco del Pressano. Quella sfida terminò 31-25 per la formazione trentina, quindi stessi direttori di gara rispetto proprio alla gara di andata. Si è pronti quindi per iniziare la contesa. Squadre al centro del rettangolo pitturato, con il primo possesso di palla che sarà per il team di casa del Campus Italia. Campus Italia che proviene dalla sconfitta di Siracusa contro l'Arbatro per 30-21 con tante assenze, come abbiamo ricordato poc'anzi. Il Pressano proviene invece dalla sconfitta interna contro la vice capolista Conversano, 23-29 il risultato per la formazione pugliese. Primo possesso di palla proprio per il Campus Italia, manovra quindi la formazione di casa con Deruvo in posizione di centrale che chiama lo schema, palla per Manojlovic posizionato sulla sinistra come terzino sinistro, ancora Manojlovic quindi per Deruvo. Ancora manovrano i giocatori di casa,
Manojlovic, scarico per Deruvo in palleggio, quindi ancora Manojlovic, il palleggio al centro per il pivot, palla recuperata ma c'è il fischio arbitrale, si riparte quindi dall'arco tratteggiato dei 9 metri con il possesso di palla in favore del Campus Italia. Ancora è immacolato il risultato, 0-0 con Manojlovic che porta palla, che scambia quindi con Zanon. Entrambi recuperati quindi per questa sfida, tornano a disposizione del tecnico Pasquale Maione. Poi Deruvo, lo scalare per Manojlovic, il sottomano, palla respinta dall'estremo difensore ospite con la sfera che si impenna e colpisce il legno traverso. Possesso di palla quindi ora per il Pressano, dalla parte opposta si fa trovare pronto Scarcelli che va a rispondere. Scarcelli quindi per Manojlovic, ancora Manojlovic in palleggio, palla per Deruvo, lo scalare per l'ala, De Angelis va a piazzare il pallone, primo gol della sfida di Tommaso De Angelis, 1-0 quindi il punteggio in favore del Campus Italia. 88esimo centro nella massima serie per Tommaso De Angelis, che in questo momento diventa anche il miglior realizzatore del Campus Italia perché era a pari gol realizzati con il compagno di squadra Manojlovic, anche per lui 87 reti all'attivo. Tra l'altro nella classifica marcatori il tandem del Campus Italia occupa la terza piazza e tra l'altro sono i primi due giocatori italiani in fatto di gol realizzati nella massima serie, perché i due battistrada nella classifica dei marcatori sono un argentino, e cioè Tomas Canete del Fondi con 146 reti, e un bosniaco Marko Pandžić con 105 reti. Poi ci sono loro due, i primi due italiani nella classifica marcatori della Serie A Gold, che giocano proprio con il Campus Italia. Il Zanon, palla sul legno, sfera che termina fuori, rimessa in gioco in favore del Pressano, può ripartire quindi la formazione di casa. A manovrare l'azione è stato e a lanciare l'azione proprio il portiere ospite. Intanto il gol, il primo gol proprio per la formazione ospite, che porta la firma del numero 31 Alberto Gazzini, primo gol quindi per Alberto Gazzini, punteggio di 1-1 diciamo in porta per la formazione del Pressano. C'è il greco Nikolaos Loizos, scelto come portiere in questo avvio di sfida nel Campus Italia, Francesco Scarcelli con la maglia numero 16. Riparte quindi il Pressano in possesso di palla, 1-1 il punteggio, tiro e gol, primo vantaggio ospite. Ancora un gol realizzato da Gazzini, secondo centro per lui quindi in questa sfida, 2-1 il punteggio in favore della formazione del Pressano. Riprende quindi Manojlovic per Deruvo, Deruvo in palleggio, lo scarico per De Angelis, quindi Deruvo, ancora Manojlovic, Zanon, Manojlovic prova l'assist per il pivot, c'è il contatto, si riparte dall'arco tratteggiato dei 9 metri con il possesso di palla per Manojlovic, va quindi allo scarico, ancora Manojlovic, apertura per Deruvo in posizione di terzino sinistro, trattenuto per la maglia, buttato giù, vediamo come si riprenderà con il giallo combinato proprio al numero 27 ospite, lo svedese Nicolas Anders Andreasson, miglior realizzatore della formazione del Pressano con 67 reti all'attivo nella classifica dei cannonieri, è tredicesimo e prelevato in estate dall'Ammarbi. Ed ora con la maglia del Pressano. Pressano comunque ha cambiato molto in estate, poi ne parleremo. Intanto c'è il gol di Manojlovic, primo gol per Christian Manojlovic, e situazione di parità, 2-2 il punteggio. Dicevamo, il Pressano ha perso quattro giocatori importanti in estate, cioè Nicola Fadanelli il centrale, Gabriele Jakemet l'ala che è andato al Conversano, poi lo svedese Kasper Jansson e l'ex capitano Alessio Gionco, perché ha smesso di giocare, insomma quattro giocatori importanti in meno nello scacchiere di un Pressano che, lo ricordiamo, nella storia della pallamano italiana negli ultimi 10-12 anni ha sempre vissuto stagioni di vertice, soprattutto nel periodo che va dal 2010. Tanto tiro e gol realizzato da Nicola Rossi, primo centro per Nicola Rossi. Riparte quindi la formazione del Campus. De
Deruvo in possesso di palla, scambia con Manojlovic, ancora il palleggio per Deruvo, quindi Manojlovic, quindi Zanon sulla corsia di destra, ancora Manojlovic, girano palla sull'arco degli esterni giocatori della Campus Italia, palla ancora dalle parti di Deruvo, quindi Manojlovic, quindi Zanon, ancora Manojlovic, il possesso di palla per la formazione allenata da Pasquale Maione, quindi ancora Deruvo, forza l'azione, c'è il contatto, si riparte dai 9 metri con il possesso di palla per il Campus. Dicevamo, il Pressano è stato promosso nella massima serie nella stagione 2010-2011, quando approdò nell'allora Serie A di Elite proveniente dalla Serie A1, che era la seconda categoria nazionale. Da allora ha sempre giocato nella massima serie, 12 campionati consecutivi quindi di massima serie, ma soprattutto con ottimi risultati. Intanto il tiro, palla schiacciata a terra ed il gol realizzato da Nicola Rossi, secondo centro per lui, 4-2 il punteggio, palla che si impenna sulla deviazione di Loizos che si fa trovare pronto. Diciamo Pressano che gli ottimi risultati li ha ottenuti soprattutto dal 2012 al 2019, restando in pianta stabile praticamente tra le prime quattro del massimo campionato italiano di pallamano, giocando le semifinali o anche in un caso della stagione 2012-2013 la finale scudetto. È arrivato anche secondo nella stagione 2018-2019. Intanto il tiro ed il gol realizzato dallo svedese Andreasson, primo centro per lui, prova ad allungare quindi il Pressano, siamo sul 5-2, Manojlovic ancora di forza, il tiro respinto, c'è ancora possesso di palla per il Campus Italia che può riprendere quindi dall'arco tratteggiato dei 9 metri. Si riprende quindi con Manojlovic, scambia con Zanon, palla per Vierer in posizione di ala destra, quindi Zanon che è il terzino destro, Manojlovic il centrale e Deruvo il terzino sinistro, va a cambiare posizione De Angelis, si gioca con il doppio pivot, quindi ancora la conclusione, palla che termina alta sopra il legno traverso, si riprende ancora con il possesso di palla in favore della Campus Italia con De Angelis che va a riposizionarsi nel classico ruolo di ala sinistra. Anzi, ci ripensa, ancora doppio pivot quindi per la formazione della Campus, il taglio per Zanon che ha qualche difficoltà nel controllare il pallone, ripresa del gioco quindi in favore del Pressano, riparte quindi la formazione giallonera, elevazione, lo scarico per l'ala, va dall'ala alla conclusione Nicola Rossi, c'è la pronta risposta di Scarcelli e può ripartire quindi il Campus Italia. Diciamo due volte seconda nel massimo campionato italiano di Pressano, ma in tante altre occasioni è arrivata comunque sempre tra le prime quattro, soprattutto fino alla stagione 2018-2019, nella quale tra l'altro è stata anche finalista di Coppa Italia. Nell'annata precedente, 2017-2018, la Coppa Italia l'ha vinta, così come nel 2018 ha vinto la Supercoppa, questi due trofei nel palmarès della formazione trentina, conquistati soprattutto nell'ultimo decennio, ricordando che praticamente fino all'anno 2000 il Pressano era prima in Serie C, poi in Serie B, nelle categorie minori, poi la 2, poi la 1, fino all'arrivo in Elite nella stagione 2010-2011. Riparte quindi il Pressano, il taglio ancora gioca quindi sull'arco degli esterni, palla per il pivot, tiro e gol realizzato da Sontacchi, primo gol per Gabriele Sontacchi, e Pasquale Maione vuol parlarci sul punteggio di 6-2 in favore del Pressano che prova ad allungare in questi ultimi frangenti. Si fa sentire in maniera veemente Pasquale Maione in panchina, richiama alla massima attenzione i propri giovani atleti. Punteggio di 6-2 in archivio circa il primo sesto di gara, siamo circa al decimo minuto di gioco, dovrebbero essere 9 minuti e 23 secondi che sono già in archivio in questa prima frazione. 6-2 quindi il punteggio in favore della formazione trentina. Ne approfittiamo per riepilogare le reti. Per il Pressano due reti a testa per Nicola Rossi e per Gazzini, un gol a testa invece per Sontacchi e Andreasson. Nel Campus Italia le uniche due reti sono state realizzate dai due
migliori realizzatori della squadra, cioè un gol a testa per Tommaso De Angelis e Cristian Manojlovic. Termina quindi il time out chiesto da Pasquale Maione, con le squadre che tornano sul rettangolo azzurro del centro tecnico federale, la casa della pallamano di Chieti. Si riprenderà con il possesso di palla in favore del team di casa, ovvero il Campus Italia. 4 gol da recuperare per chi attacca, e cioè il Campus dello Vicario è pronto a riprendere il gioco, e lo fa in questo istante scambiando proprio con Cristian Manojlovic. Palla per Zanon in posizione terzino destro, Vierer è l'ala destra. Si riparte quindi con il Campus in azione con Manojlovic, azione manovrata, palla per Deruvo, quindi Manojlovic, quindi Zanon, ancora Manojlovic, Dello Vicario esce dal blocco e dalla posizione di pivot, ancora manovra quindi Deruvo, Deruvo, il taglio per Manojlovic in palleggio, lo scarico per Zanon, il taglio, palla quindi al centro per Dello Vicario, ancora manovra con quella Campus Italia, buona difesa per il Prestano, la conclusione forzata da parte di Deruvo, palla che termina fuori, ripresa del gioco quindi in favore del Prestano, 6-2 il punteggio in favore del team trentino in maglia giallonera, che sta attaccando proprio in questo frangente. Dantino in possesso di palla, quindi la conclusione scagliata da Ceccardi, l'argentino, si fa parare il tiro da Scarcelli. Riparte Deruvo, quindi ancora Deruvo per Manojlovic, Zanon, Manojlovic, Deruvo, Manojlovic, Zanon, Zanon per Manojlovic, Dello Vicario, Zanon, Deruvo, ancora lo scarico per Zanon che si accentra, va al tiro, c'è l'infrazione di passi però da parte del giocatore del Campus Italia. Ripresa del gioco quindi in favore del Prestano, 11 minuti e 10 secondi in archivio in questa prima frazione, sempre 6-2 il punteggio in favore del Prestano, che può ripartire quindi con Ceccardi, lo scambio con Andreasson, ancora manovra il Prestano, Dantino, ancora Dantino, sfila via il pallone, ripresa del gioco quindi in favore del Campus Italia. Può ripartire quindi Scarcelli che apre per Manojlovic, quindi Zanon, Zanon in palleggio, schierata in fase difensiva intanto alla formazione del Prestano, quindi Deruvo, Manojlovic, Zanon, Manojlovic e Deruvo, sfugge via il pallone dalla mano di Deruvo e può ripartire il Prestano. Il taglio per lo svedese che va a commettere sfondamento, fallo in attacco quindi per Andreasson, e ripresa del gioco per Deruvo in palleggio, scambia con Manojlovic, ancora Manojlovic, l'uno contro uno, c'è il fischio arbitrale, sì, c'è il contatto su Manojlovic, si potrà riprendere con il tiro di rigore dall'attacca dei 7 metri, andrà Tommaso De Angelis all'esecuzione. Di fronte a lui il portiere greco Loizos. De Angelis, la finta, ancora De Angelis, tiro e gol di Tommaso De Angelis. Secondo centro personale per Tommaso De Angelis in questa sfida. Il primo dall'attacca dei 7 metri, 1-1 i rigori per il Campus Italia. Ancora nessun tiro di rigore per la formazione del Prestano, con il Campus Italia quindi che si rimette sul meno 3, 3-6 il punteggio. Si riprende quindi ancora con la formazione del Prestano che prova a manovrare con Dantino, ancora Dantino in possesso di palla, lo scarico quindi per il greco Andreasson, anzi per lo svedese Andreasson, tiro e gol, gol che viene messo a segno dal numero 19 Sontacchi. Per Sontacchi è il secondo centro personale in questa sfida, 7-3 il punteggio, si torna sul più 4 Prestano. Certo che la caratura tecnico e soprattutto di esperienza del Prestano è sicuramente superiore rispetto a quella del Campus Italia, che però fa della gioventù
e della velocità, le proprie forze, oltre che con un buon bagaglio tecnico che pian piano sta crescendo. Gol intanto di Manojlovic, che annotiamo sul nostro taccuino. Per Manojlovic il secondo centro. Palla recuperata intanto sul lancio per De Angelis. 7-4 il punteggio. Nel Campus Italia hanno segnato soltanto De Angelis e Manojlovic, due gol a testa. Nel Pressano invece hanno segnato in 4, due gol a testa per Nicola Rossi, Sontacchi e Ceccardi, un gol per Andreasson. 7-4. Riprende quindi Dantino, ancora manovra la formazione ospite con Andreasson. Palla recuperata dal Campus, fischio arbitrale, bisogna ripetere la ripresa del gioco. Palla quindi che torna dalle parti di Scarcelli, che può ripartire per Manojlovic. Va a schierarsi intanto in fase difensiva il Pressano e può riprendere quindi a giocare palla la formazione allenata da Pasquale Maione, naturalmente con il coordinamento del direttore tecnico delle nazionali italiane maschile, Riccardo Trillini. Deruvo per Manojlovic, ancora Manojlovic, bloccato, si riparte quindi dai 9 metri. Deruvo, Manojlovic, ancora in palleggio Manojlovic, elevazione, tiro, palla respinta anche con l'aiuto del legno traverso, va a respingere Loizos e può ripartire quindi il Pressano in possesso di palla con Dantino. Ancora manovra la formazione del Pressano, girano palla sull'arco degli esterni, giocatori in maglia giallo-nera, quindi Andreasson per Dantino, Andreasson il taglio, lo scarico per l'ala dalla parte opposta, tiro e gol messo in rete dal numero 11 ospite Francesco Rossi. ...4-8 il punteggio, più 4 quindi in favore del team ospite. Ormai il cliché di questa sfida vede un po' le due squadre divise tra le 3 e le 4 lunghezze. A un gol da una parte fa eco il gol del team avversario. 4-8 il punteggio. Può ripartire quindi la formazione del Pressano. Manovra la formazione in maglia giallo-nera, allenata dal tecnico Alessandro Fusina. Manovra ancora il team trentino, palla dalle parti di Andreasson, quindi al centro lo scalare, ancora palla che viene controllata, si ripartirà dai 9 metri con il possesso di palla per la formazione ospite. C'è il time out, questa volta richiesto proprio da Alessandro Fusina, vuol parlarci su con i suoi atleti, li richiama in panca. Squadre quindi presso le rispettive panchine per i consigli da parte dei due tecnici sul punteggio di Campus Italia 4 Pressano 8. I 4 gol del Campus Italia portano la firma di De Angelis e Manojlovic, due gol a testa. Le reti invece del Pressano portano la firma di 5 atleti, e cioè due reti a testa per Nicola Rossi, Gabriele Sontacchi e Juan Francisco Ceccardi, mentre un gol a testa per Francesco Rossi e Niklas Anders Andreasson, anzi scusatemi, due gol realizzati dal Pressano sono di Alberto Gazzini, non di Ceccardi. Sono posizionati vicini sul tabellino. Allora, si riprende con il Pressano in possesso di palla. 8-4 in favore di chi attacca.
Riprende quindi Andreasson. Intanto la conclusione non va da parte di Nicola Rossi. Può ripartire quindi la formazione di casa. C'è Luminati in porta ora, che ha preso il posto di Scarcelli. Vedremo se nel corso della partita ci sarà spazio anche per Albanesi, che torna a disposizione del gruppo dopo un lungo periodo di stop. Manovra Zanon, il taglio quindi Deruvo, ancora Deruvo, la conclusione del gol. Buona la giocata da parte di Federico Deruvo, primo gol per lui. Con un fischio arbitrale resta quindi in attacco la formazione del Pressano. Viene fermato il tempo, bisogna asciugare il parquet e poi si riprenderà quindi a giocare quando mancano circa 11 minuti e mezzo ancora da giocare in questa prima frazione. Punteggio di 5-8 in favore del Pressano. Gara che, come dicevamo poc'anzi, va avanti su un distacco in favore del Pressano tra le 3 e le 4 reti. Ancora quindi la formazione allenata da Fusina, che prova a portarsi in fase avanzata. C'è il fischio arbitrale, si riparte dall'arco tratteggiato ai 9 metri, c'è il passivo, bisogna andare quindi alla conclusione e lo fa il Pressano, che va a realizzare con il numero 30 Ceccardi, l'argentino che segna il primo gol in questa partita. Primo gol per Juan Francisco Ceccardi. 9-5 il punteggio in favore di chi difende, cioè il Pressano. Gian Bartolomei in posizione centrale, scambia con Deruvo, quindi Zanon. Deruvo, Gian Bartolomei, quindi Zanon, Gian Bartolomei, Deruvo, tiro, la respinta da parte di Loizos. Riparte quindi il Pressano. ...9-5 il punteggio in favore di chi attacca. Manovra quindi Ceccardi, tiro e gol proprio sotto al 7 da parte di Andreasson. Secondo gol quindi per lo svedese Andreasson. Punteggio di 5-10, massimo vantaggio per gli ospiti. Non va la conclusione da parte di Zanon. 5-10 quindi il punteggio in favore del Pressano, che quindi tocca il massimo vantaggio al 20° della prima frazione. Più 5 quindi in favore degli ospiti. Manovra quindi all'altezza dell'arco tratteggiato dei 9 metri la formazione del Pressano. C'è il giro palla prolungato da parte del team allenato da Alessandro Fusina. Prova a scavalcare un avversario, Ceccardi in posizione di terzino sinistro. C'è il passivo, la segnalazione da parte della coppia arbitrale. Palla per l'ala, sfila via il pallone, recupero quindi per il Campus Italia, che può ripartire con De Angelis in velocità. Ancora manovra la formazione di casa, Deruvo, la conclusione, palla respinta, De Angelis recupera palla, c'è il fischio arbitrale, quindi si riprende dall'arco tratteggiato dei 9 metri con il possesso di palla per la formazione di casa, con Dello Vicario, quindi palla per Gian Bartolomei. È rientrato intanto Manojlovic, il taglio proprio per Manojlovic, bloccato sul braccio di tiro, e quindi si riparte dai 9 metri. Si gioca con l'extra player, giocatore in più quindi in campo per il Campus. De Angelis recupera un pallone importante, tenta la girella schiacciando il pallone a terra, virgola che non si conclude con una rete, palla che termina quindi fuori. Ripresa del gioco in favore del Pressano. Si resta quindi sul
5-10 in favore degli ospiti. Manovrano ancora i giocatori in maglia giallo-nera. Penetrazione, il blocco, ancora 9 metri in favore del team allenato da Alessandro Fusina. Ora manovrano i giocatori ospiti, il tiro, palla respinta, si fa trovare pronto Lubinati, ancora extra player in attacco per il Campus Italia. Deruvo di forza, conclusione, tiro di rigore, toccato al momento dell'elevazione per il tiro, quindi tiro di rigore in favore del Campus Italia. Ci riproverà Tommaso De Angelis dalla tacca dei 7 metri. 5-10 il punteggio, è pronto De Angelis, di fronte a lui il portiere greco Nikolaos Loizos. Non va la conclusione, errata quindi la conclusione da parte di Tommaso De Angelis. 1-2 per lui dalla tacca dei 7 metri, ancora nessun rigore per la formazione del Pressano. Si resta quindi sul più 5 per il team trentino, 5-10 il punteggio. Manovra ancora la formazione in maglia giallo-nera. Ancora il possesso di palla, lo scarico, tiro e gol realizzato da Andreasson. Terzo gol per lo svedese, che si conferma il miglior realizzatore della formazione del Pressano. Sale a quota 70 in questa stagione con le 3 reti realizzate fino ad ora in questa gara contro il Campus Italia. ...11-5 il punteggio, e riprende quindi Deruvo per Manojlovic, quindi ancora Deruvo. Manojlovic, tiro, palla respinta, sfera fuori in rimessa laterale in favore del Campus. Manojlovic, ancora Manojlovic per Zanon, riceve ancora palla, tiro di Manojlovic in corsa, gol. Terzo centro per Cristian Manojlovic, quota 6 per il Campus Italia. ...11-6 il punteggio in favore degli ospiti, punteggio basso, ma soprattutto il Campus Italia in 25 minuti di gioco praticamente ha segnato soltanto 6 reti, insomma il trend non è di solito questo nelle gare giocate dalla formazione di Pasquale Maione, che anzi dell'attacco ha sempre fatto la sua forza con partite sempre dal punteggio elevato. Tiro e gol realizzato da Sontacchi, terzo centro per Gabriele Sontacchi, palla per De Angelis chiuso dall'ala, porge palla a Deruvo, ancora Manojlovic per Zanon. Manojlovic, Deruvo, Deruvo, Manojlovic, tiro e gol sotto l'incrocio, bordata di Manojlovic al quarto centro personale, settimo gol per il Campus Italia. 12-7 il punteggio per gli ospiti, ospiti che avevano raggiunto il massimo vantaggio sul 12-6 al 25esimo. Si riprende quindi con il Pressano in attacco. C'è il contatto e si riparte dall'arco tratteggiato. Si riprende con il Pressano quindi in fase di attacco. Ora manovrano i giocatori allenati da Fusina, palla al centro, tiro e gol realizzato da Andreasson, quarto centro per Andreasson.
riprende quindi 13-7 il punteggio, quindi in favore del Pressano. Ancora De Angelis, lo scarico quindi per Zanon. Manojlovic, palla respinta. Riparte quindi il Pressano, 14° centro per la formazione ospite. Nicola Rossi al terzo centro. Doppiata quindi la formazione del Campus sul 14-7 al 28° di gioco, con il massimo vantaggio di 7 lunghezze, quindi in favore del team allenato da Fusina. Prova a dilatare il divario tra i due team la formazione del Pressano, prova quindi ad allungare. Sul punteggio di 14-7 riprende quindi Manojlovic, Zanon, Deruvo, ancora Zanon, tiro e gol. Gol di Manojlovic. Quinto centro per Manojlovic. 14-8. Ultimi due minuti di questa prima frazione. Più 6 per gli ospiti. Palla per l'ala. Tiro con conclusione vincente, in questo caso da parte dell'ala destra. Francesco Rossi al secondo centro in posizione di ala destra in questa gara. 15-8 quindi il punteggio in favore degli ospiti, che ritrovano il massimo vantaggio di 7 lunghezze. Rientra Dello Vicario, si gioca con il doppio pivot in questa fase di gioco, quindi Manojlovic al centro, sfugge via il pallone ma viene tirato per la maglia, fa segno uno dei due direttori di gara, quindi si può ripartire dall'arco tratteggiato dei 9 metri, 1 minuto e 10 secondi all'intervallo, con Manojlovic che scambia con De Angelis. Ancora De Angelis, sembra in doppio pivot alla formazione del Campus Italia, palla che viene respinta da Nikolaos Loizos, che si fa trovare ancora una volta pronto in difesa della propria porta. Riprende a giocare Andreasson, palla quindi per Dantino, ancora Dantino, lo scambio con Ceccardi in posizione di terzino sinistro. Andreasson, Ceccardi, Dantino, il contatto resta in attacco alla formazione ospite. 30 secondi quindi per chiudere l'azione e per chiudere la prima frazione, perché sono quelli che mancano al termine all'arrivo del suono della prima sirena e dell'intervallo. Quindi riprova il Pressano, tiro e gol. Gol realizzato quindi in questo caso da Nicola Rossi. Per Nicola Rossi è il quarto centro. Punteggio quindi di 16-8, ancora una parata e termina così la prima frazione sul massimo vantaggio in favore della formazione del Pressano. 8-16, doppiato quindi il Campus in questa prima frazione. Riepiloghiamo i realizzatori al termine dei primi 30 di gioco. Per il Campus Italia, Deruvo 1, De Angelis 2 e Manojlovic 5. Per il Pressano invece 4 per Nicola Rossi, 2 per Francesco Rossi, 3 per Sontacchi, 4 per lo svedese Andreasson, 1 per l'argentino Ceccardi e 2 per Gazzini. 8-16 all'intervallo, noi ci fermiamo un attimo, ci risentiremo tra poco per la telecronaca dei secondi 30 minuti di gioco. A più tardi.
Secondo tempo di Campus Italia Pressano, gara valevole per la seconda giornata di ritorno del massimo torneo maschile di pallamano, la Serie A Gold. Prima frazione che si è chiusa sull'8-16 in favore del team ospite. 8-16 che rappresenta anche il massimo vantaggio quindi per il team trentino. Gara che ha visto sempre avanti il Pressano al di là del primo gol iniziale del Campus Italia. Per gran parte della sfida le distanze tra i due team è stata di 3-4 lunghezze, poi nella parte finale della prima frazione il Pressano ha allungato portandosi sul più 8 proprio quasi allo scadere della prima frazione. 8-16, primo possesso di palla di questo secondo tempo proprio per il team in maglia giallonera del Pressano, dall'ala la conclusione ed il gol realizzato da Francesco Rossi al terzo centro personale, gol che consente al Pressano di raggiungere il più 9 sull'8-17 al primo minuto quindi del secondo tempo. 9 i gol di vantaggio quindi in favore del team ospite che proprio in avvio di secondo tempo trova il massimo vantaggio. Ne approfittiamo anche per riepilogare un po' il realizzatore fino ad ora in questa sfida. Per il Pressano 4 reti per Nicola Rossi, 3 per Francesco Rossi. Intanto si chiama questa azione per gli ospiti con il gol realizzato ancora una volta dallo svedese Andreasson al quinto centro personale. E ancora un massimo vantaggio, ancora palla recuperata, porta vuota, tiro e gol realizzato da Loizos, il portiere greco della formazione del Pressano. Allunga quindi il Pressano, punteggio di 19-8 più 11 quindi in favore degli ospiti, con un break iniziale in questo secondo tempo di 3-0 in favore del team trentino. Blocca questo assolo del Pressano in avvia di secondo tempo Zanon al suo primo gol in questa sfida. Intanto il Pressano prova a riproporsi in fase avanzata, c'è il recupero. Annotiamo anche il gol di Zanon, il 53esimo nella massima serie con la maglia del Campus Italia per Zanon. Punteggio quindi di 9-19. Più 10 per gli ospiti che hanno avuto anche il più 11 poc'anzi prima del gol di Zanon, con un break iniziale in questo secondo tempo di 3-0 interrotto proprio dal gol di Zanon. Manovra quindi Gian Bartolomei, Zanon per Manojlovic. Manojlovic ancora bloccato 9 metri, si riparte proprio con Manojlovic, Dello Vicario accanto a lui. Il possesso di palla quindi per Zanon, ancora Zanon, c'è il passivo, bisogna andare quindi alla conclusione. Manojlovic, palla al centro per Dello Vicario, palla recuperata dal Pressano ma sfugge via il pallone, non viene controllato e quindi ripresa del gioco. Ci sono anche 2 minuti per aver buttato via il pallone da parte di Andreasson, prima esclusione per 2 minuti della sfida ad opera dello svedese Andreasson, Niklas Anders Andreasson, miglior realizzatore di questa gara con 5 reti insieme a Manojlovic dall'altra parte, ambedue 5 gol in questa sfida, ma il punteggio naturalmente propende in maniera netta in favore del Pressano. 9-19 con Zanon, c'è Bierer in posizione di ala destra che palleggia, palla per Zanon, Gian Bartolomei è il centrale e Manojlovic il terzino sinistro, il taglio proprio per Bierer che non riesce a controllare, ripresa del gioco quindi per il Pressano con Loizos che esce extra player quindi per il Pressano che attacca in parità numerica perché ricordiamo c'è Andreasson fuori per 2 minuti, parità numerica sul campo ma non c'è il portiere in porta per il Pressano. Manovra ancora quindi la formazione ospite, fanno girare il pallone i giocatori in maglia giallonera,
ancora agli ospiti, tiro e palla respinta sulla conclusione di Ceccardi, e dalla parte opposta la palla termina sul palo, non va la conclusione direttamente da parte di Scarcelli con l'extra player in campo per il Pressaro e porta vuota, palla che è terminata sul palo per poi finire la sua corsa fuori dal rettangolo azzurro del centro tecnico federale, la casa della pallamano. Riprende quindi il Pressano, manovrano i giocatori in maglia giallonera, ancora il possesso di palla per gli ospiti, 9-19 il punteggio, palla recuperata subito Vierer al centro per Manojlovic, tiro e gol, gol di astuzia con l'extra player e con il portiere che stava rientrando in quel momento, sesto centro per Christian Manojlovic. Si conferma il miglior marcatore italiano della Serie A Gold, staccando proprio il suo compagno di squadra De Angelis, che quest'oggi è andato a centro a segno soltanto in due occasioni. Ancora un fischio arbitrale, si può ripartire dai 9 metri. Girano palla i giocatori ospiti. Ceccardi, palla recuperata. Riprende quindi Scarcelli per Manojlovic. Gian Bartolomei in palleggio. Ora Gian Bartolomei per Manojlovic. Rientra Deruvo. Ancora il possesso di palla. Manojlovic. Deruvo, la conclusione alta da parte di Manojlovic. ...10-19 il punteggio, rosicchiate due lunghezze da parte del Campus Italia che era anche sotto 8-19 prima dei due gol consecutivi. Si riprende quindi con la formazione in maglia giallonera a manovrare in fase di attacco. Ancora la sfera quindi dalle parti di Ceccardi, poi lo scalare per l'ala, tiro, palla sulla traversa, recupero quindi di Scarcelli, riparte Manojlovic in palleggio, Manojlovic si prende la responsabilità del tiro e trova il settimo gol personale. Manojlovic, break di 3-0 per i locali, 11-19 il punteggio. Praticamente in questo avvio di secondo tempo, nei primi 7 minuti sono stati prima 3 gol del Pressano che hanno portato il divario ad 11 lunghezze e successivamente 3 reti per il Campus che hanno rimesso il divario sul meno 8. Subito il taglio per Vierer, il tiro di Vierer, palla respinta da Loizos. Riprende quindi il Pressano sull'11-19, più 8 in favore di chi attacca, quindi Ceccardi, Andreasson, palla recuperata dal Campus, Deruvo in palleggio, riparte quindi la formazione di casa, ancora Deruvo, lo scambio per Manojlovic, Deruvo al centro per il pivot, viene bloccato, resta in attacco quindi il Campus, la palla era per Rossi. Doppio pivot dello Vicario e Rossi, extra player per la formazione del Campus. Gian Bartolomei, Manojlovic al centro per dello Vicario. Si riparte ancora da 9 metri con il possesso di palla per il Campus Italia, con Dello Vicario che può riprendere. Si resta in doppio pivot e in extra player per il Campus Italia. Manojlovic, sfugge via il pallone a Deruvo. Subito il tiro ed il gol. Gol realizzato dall'estremo difensore greco Loizos. Secondo centro per lui, secondo gol con l'extra player dalla parte opposta.
punteggio di 11-20. Più 9 quindi in favore di chi difende. Gian Bartolomei, palla scagliata male all'indirizzo di Manojlovic, quindi tiro e termina fuori sulla conclusione di Ceccardi. Era in campo ancora con l'extra player il Campus Italia. Rientra adesso Scarcelli per la ripresa del gioco. Scarcelli quindi per Manojlovic. Ancora Manojlovic, Deruvo, Didone, ancora Didone, Deruvo, Didone, Manojlovic bloccato, resta in attacco il Campus Italia. Deruvo, Didone, Manojlovic, forzata la conclusione, si impenna, termina fuori. Ripresa del gioco quindi in favore del Pressano, che riparte con Dantino in posizione di centrale, quindi lo scambio con Andreasson. Dantino, Ceccardi, Dantino, Andreasson, ancora Andreasson in possesso di palla, 9 metri in favore del Pressano. Ancora Dantino, buona palla per il pivot che va a realizzare. Gol realizzato da Gazzini, terzo centro per lui, il primo in questo secondo tempo. Gli altri due gol aveva segnati nella prima frazione. Fallo in attacco, subito recupero quindi del Pressano, che può ripartire, andare al tiro e dal gol con Nicola Moser. Primo gol anche per Nicola Moser. Pasquale Maione vuol parlarci su. 22-11 il punteggio, altro contro break di 3-0. Praticamente questo secondo tempo è andato avanti prima sui tre gol realizzati dal Pressano, poi tre gol del Campus e ora nuovamente tre gol del Pressano, break contro break praticamente, e si ritorna sul più 11 per gli ospiti. 11-22 il punteggio, sempre più 11 che rappresenta il massimo vantaggio. Vuol parlarci su Pasquale Maione, che richiama i suoi in panca. Ne approfittiamo per epilogare il realizzatore fino ad ora. Più nutrito il numero dei gol e dei realizzatori in casa Pressano, e cioè Nicola Rossi ha segnato 4 reti, Francesco Rossi 3 reti, Gabriele Sontacchi 3, Nicola Moser 1, Niklas Anders Andreasson 5, il portiere Nikolaos Loizos 2 reti, 1 per Ceccardi e 3 per Alberto Cazzini. Nel Campus Italia hanno segnato soltanto in 4, ma il miglior numero di reti realizzate è quello di Manojlovic, che ha realizzato 7 reti, poi 2 reti per De Angelis, 1 per Zanon e 1 per Deruvo. Praticamente delle 11 reti realizzate dal Campus, anzi in questo momento 12, 8 portano la firma di Manojlovic. Praticamente il 66% delle reti realizzate dal Campus portano la firma di Manojlovic, 8 su 12, comunque punteggio basso in fatto di realizzazioni per il Campus, mai così basso è stato almeno le gare che abbiamo seguito qui al Centro Tecnico Federale, la Casa della Pallamano. E poi soprattutto anche nel numero di atleti in gol, soltanto in 4 con 8 reti su 12 realizzate da Manojlovic. Intanto altro gol per Francesco Rossi al quarto centro. ...23-12... ancora più 11 per gli ospiti. Rientra De Angelis, quindi Manojlovic prova a girarsi, il tiro viene toccato al momento del tiro. Lavorano ancora
gli ospiti De Angelis. Palla sul legno traverso. Riprende quindi il Pressano sul punteggio di 23-12 in proprio favore. La squadra trentina con Dantino in possesso di palla. Lo scarico sulla destra per Andreasson. Ancora manovrano i giocatori del Pressano. Il tiro ed il gol realizzato da Ceccardi. Secondo centro per Ceccardi. Riprende quindi la formazione del Pressano. Possesso di palla per la formazione in maglia giallo-nera. Ancora manovrano gli atleti allenati da Alessandro Fusina. Con un fischio arbitrale. Wierer ripropone il gioco per De Angelis. Ancora De Angelis. Il tiro, palla respinta. Ancora con il braccio di ritorno da Loizos, indiscusso protagonista Loizos, ha anche segnato due gol. Ancora il Pressano quindi che può manovrare. Time out chiesto da Fusina che richiama i suoi in panca. Sul punteggio di 24-12 che rappresenta il massimo vantaggio in favore degli ospiti, 12-24, praticamente tre quarti di gara in archivio, siamo quasi al quindicesimo del secondo tempo con il Pressano nettamente avanti nel punteggio, 24-12. Miglior realizzatore della sfida è Cristian Manojlovic con 7 reti. Tra le fila del Pressano il miglior realizzatore invece è lo svedese Andreasson con 5 reti. Può riprendere quindi il Pressano. Ultimi 15 minuti di gioco di una gara che ha visto sempre avanti la formazione trentina, quindi squadra che continua la sua rincorsa alla zona playoff, considerando che è sesta in classifica con 16 punti e porta 4 punti di ritardo rispetto alla quarta che è il Merano, ma ricordiamo che già in questo turno per esempio c'è uno scontro diretto tra Merano e Fasano, quindi Fasano che è terza e Merano che è quarta, quindi una delle due andrà a perdere 2 punti o magari si dovranno accontentare di perderne una a testa in questa giornata. Ci sono i 2 minuti intanto per Manojlovic ed il gol realizzato, il sesto gol personale di Andreasson. 2 minuti per Manojlovic. Dicevamo che il Pressano tra l'altro ha anche una gara in meno perché deve recuperare la sfida contro il Secchia Rubiera. Quindi virtualmente potrebbe anche avere 2 punti in più in classifica ed essere soltanto a 2 punti dalla zona playoff con lo scontro diretto di oggi tra Merano e Fasano. Ancora il possesso di palla quindi per il Campus Italia. La conclusione, palla respinta. ...24-12... in favore di chi attacca. Manovra quindi Dantino in posizione centrale.
Ceccardi, Andreasson, Dantino. C'è l'infrazione da parte di Dantino, quindi ripresa del gioco in favore del Campus Italia. De Angelis in palleggio, esce intanto Lubinati, extra player con De Ruvo che entra sul parquet, prova a giocare con l'extra player la formazione del Campus Italia, tenendo il giocatore in più nella linea dei, nell'arco dei, al limite dell'arco dei 6 metri, sull'arco dei pivot per intenderci, giocando con il doppio pivot praticamente. Tiro d'angolo in favore del Campus Italia. De Angelis per Didone, in palleggio Didone per De Angelis. De Angelis, De Ruvo, poi Didone, ancora De Angelis, c'è il passivo, palla per l'ala, tiro e gol, bello gol. La rete realizzata da Cioni, primo gol per Cioni in questa sfida, è al 14° centro nella massima serie. Jacopo Cioni proviene dall'Ambra di Poggio a Caiano, è un'ala sinistra e lo avete visto proprio nel realizzare questo gol, il suo ruolo naturale. Comunque già l'anno scorso faceva parte del gruppo del Campus Italia e in Serie A2 aveva realizzato 31 gol. Andreasson, ancora palla al centro, il fischio arbitrale, dall'arco dei 9 metri può ripartire il Pressano. Tiro e gol messo a segno da Sontacchi, quarto centro per Sontacchi. Sul 13-25 dovremmo essere con il punteggio, 26 13-26 il punteggio. Riprende quindi la formazione della Campus, palla che termina fuori. Manovra quindi la formazione di casa, palla che termina fuori. 13-26 naturalmente rappresenta il massimo vantaggio di 13 lunghezze per gli ospiti. Praticamente va avanti in maniera esponenziale il divario tra i due team, ad un gol del Campus fanno eco due reti del Pressano e quindi aumenta di volta in volta il vantaggio in favore degli ospiti. Ora il vantaggio è di 13 lunghezze, 13-26, ma lo ricordiamo fa specie soprattutto il numero dei gol realizzati in questa sfida dal Campus, soltanto 13, e normalmente aveva fatto sempre meglio soprattutto nelle gare casalinghe in fatto di segnature. Didone, resta in attacco il Campus Italia mentre entriamo negli ultimi 10 minuti di gioco di questa prima frazione, di questa seconda frazione. De Angelis per De Ruvo, ancora De Angelis, Didone, De Angelis, la finta, De Angelis, lo scarico per l'ala, va la conclusione dal gol, il numero 14 di casa Lorenzo Fragnito, primo gol in questa sfida, 19° gol nella Serie A Gold. Pensate, l'anno scorso in A2 in un campionato inferiore aveva segnato di meno perché aveva segnato 16 reti, quest'anno praticamente a metà stagione ha già segnato di più perché questa è la 19ª rete segnata nella Serie A Gold per Lorenzo Fragnito, proveniente dal Benevento, al secondo anno consecutivo tra le fila della Campus Italia. Tiro e gol messo a segno da Ceccardi, terzo centro per Ceccardi. ...27-14 il punteggio. De Angelis, Didone, ancora De Angelis in posizione di centrale, che insomma
è un ruolo che ama al di là di quello classico di ala sinistra. Sono un po' questi due suoi ruoli cardine, o centrale o ala sinistra. Riparte proprio Tommaso De Angelis, ancora De Angelis in palleggio, sotto mano, palla sul palo, aveva trovato il varco giusto ma la palla è andata a scheggiare il palo alla sinistra, sfera che termina fuori. Può ripartire quindi il Pressano sul punteggio di 27-14. Entra in porta anche l'altro portiere, Simone Aldo Facchinelli, per il Pressano. Prende il posto di un Nicolaos Loizos sicuramente positivo in questa sfida. Ottima prestazione per il portiere greco, mentre va a realizzare ancora una volta l'argentino Juan Francisco Seccardi al quarto gol. 14-28 nel punteggio, più 14, doppiata ancora una volta il Campus nel corso di questa sfida. Diciamo, la gara va avanti con un gol da una parte e dall'altra parte ne vengono fatti due, quindi volta per volta si incrementa anche il divario. Ora il divario è di 14 lunghezze. De Angelis al centro per il pivot, tiro e gol realizzato da Lorenzo Fragnito, secondo centro per lui, 20° gol della Serie A Gold. Riparte quindi la formazione trentina. Nicola Moser in posizione di centrale. Palla per Lukin, terzino sinistro. Ancora Moser per Lukin. Moser, tiro e palla in gol. Secondo gol per Nicola Moser. Ricordando che in rosa c'è anche Matteo Moser del Pressano. Sono molte omonimie in casa Pressano, i rossi, Moser, si ripetono molto, diciamo, i cognomi, sono delle vere e proprie dinastie per intenderci. Conclusione che parla fuori, che termina fuori, tiro che termina fuori anche sulla conclusione di Facchinelli, che ci ha provato, considerando che il Campus era in campo con l'extra player. Time out chiesto ancora da Pasquale Maione quando mancano 6 minuti e 9 secondi al termine. Punteggio che vede nettamente avanti il Pressano, 29 le reti realizzate fino ad ora dal Pressano contro le 15 del Campus Italia. Praticamente doppiata la formazione di casa, che più o meno è nello standard classico delle sue partite in fatto di reti subite questa sera. Dove è mancata forse è in fase realizzativa, perché ha una media realizzativa piuttosto bassa questa sera. Basti vedere e ricordare la gara di andata, per esempio, è finita 31-25. Quando mancano 6 minuti il punteggio è di 29-15, quindi il numero di reti subite è più o meno simile a quello subito nella gara di andata indicativamente. È nelle reti fatte che c'è la differenza e si è creato un po' il grosso divario tra i due team. Vierer, Manojlovic, la finta, ancora Manojlovic, la conclusione, palla alta sulla conclusione di Manojlovic, e dalla parte opposta va a realizzare anche l'altro portiere Facchinelli, primo gol per lui. 30-15, più 15, poco più di 5 minuti al termine, e Pressano che sale a quota 18 in classifica, conquista la nona vittoria, resta in corsa per conquistare la zona playoff. C'è il gol,
realizzato dal numero 24 Nicolas Moser, terzo centro. Ora sono 31 i gol, più 16. Più 16, quindi il punteggio per gli ospiti. 15-31. Diciamo Prestano che brinda alla nona vittoria in quest'annata, dovendo recuperare anche una partita. Ipoteticamente potrebbe arrivare a quota 20. Tiro e gol dalla parte opposta di Fragnito al terzo centro in questa sfida. 16-31. Vierer prova ad andare di anticipo, non vi riesce e c'è il gol di Marco Lukin, primo gol per lui. ...32-15 dovrebbe essere il punteggio in questo momento, anzi 32-16, scusate. Vierer, De Angelis, ...32-16 il punteggio. Riparte quindi il Prestano. 3 minuti e 20 secondi al termine della gara. Ancora una conclusione di Lukin, palla alta dopo la respinta da parte di Lubinati. Vierer, ancora Vierer in palleggio, tiro di Manojlovic, palla alta sopra la trasversale. Riprende quindi il Prestano a manovrare. Lukin, Matteo Moser in possesso di palla, va alla penetrazione, il tiro, la palla respinta da Lubinati. Riprende quindi Didone per Fragnito, ancora Didone, Manojlovic, la finta, De Ruvo per Manojlovic, Didone, ancora Didone, Manojlovic di forza, tiro, palla respinta, sfera che termina fuori. Ripresa del gioco quindi in favore degli ospiti, tiro e gol di Matteo Moser, anche lui in rete. Praticamente soltanto dei giocatori utilizzati, soltanto Dantino non ha segnato. ...16-33 il punteggio. Massimo vantaggio di 17 lunghezze. Ancora un gol quindi per la formazione di casa. 33-17 il punteggio. Ormai mancano pochi secondi al termine. Sul 33-17 porta palla ancora la formazione ospite, c'è il fischio arbitrale, si riparte quindi dai 9 metri, ultimi 30 secondi di partita. Manovra ancora il Prestano, il contatto resta in attacco, la formazione di Fusina che si appresta a festeggiare la conquista del 18° punto in classifica in questa annata sportiva.
palla che termina alta sopra la trasversale, 5 secondi per chiudere l'azione sul punteggio di 33-17 e termina qui tra gli applausi la sfida. 17-33 il punteggio finale. Ne approfittiamo per riepilogare i realizzatori per il Campus Italia: un gol a testa per Deruvo, Cioni, Zanon, poi due reti per De Angelis, 3 per Fragnito e 9 per Manojlovic. Per quanto riguarda invece il Pressano, Facchinelli 1, Matteo Moser 1, Nicola Rossi 4, Francesco Rossi 4, Lukin 1, Sontacchi 4, Nicola Moser 3, Andreasson 6, Loizos 2, 4 Ceccardi e 3 Gazzini. Punteggio finale 17-33 per un Pressano che ha dominato in lungo e in largo questa sfida, insomma già dall'inizio si è messa avanti incrementando sempre più il massimo vantaggio fino a un più 16 finale, ma ha avuto anche il più 17 sul 16-33 a pochi secondi dalla fine della partita. Pressano quindi che sale a quota 18 in classifica, Campus Italia che resta a quota 5. Ora il campionato di Serie A Gold si fermerà per qualche settimana, riprenderà a metà del mese di gennaio. Tanto ne approfitto per augurare a tutti gli sportivi e gli amanti della pallamano tanti auguri di buone feste, di buon Natale, buona fine, buon inizio anno. Noi ci ritroveremo con le telecronache del Campus Italia dal Centro Tecnico Federale, la Casa della Pallamano di Chieti, nel nuovo anno. Auguri a tutti e buon proseguimento. Arrivederci.